Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar, sempre con Marco, il fedelissimo Marco in via telematica, lo vedete qua in Skype, saluta. Ciao. Sei in ritardo? Di quanto? Di qualche secondo. Bene, un altro unboxing per voi oggi, è una scarpa che ha preso Marco, ma ha lasciato giù nella cassetta della posta, sono andato a ritirare. Quindi stiamo a casa, non ci incontriamo, per cui cerchiamo di limitare al minimo i contatti. Fatelo anche voi, mi raccomando, in questo periodo di quarantena. E siamo qui a portarvi un video di un altro unboxing Nike. Scarpa, come detto, che ha preso Marco. Sappiamo che Marco è un grande amante dell'Air Max. Qui abbiamo per la precisione un Air Max 1 Pull for Freshness. Mi è rimasto questo in mano. Non troppo. Scusate, ma devo andare un po' più in modo arrogante perché si è rotto il Pull for Freshness. Box classico Nike rosso e bianco. Abbiamo classico box con lo swoosh e la scritta Nike. Andiamo a vedere nello specifico e diciamo un attimo com'è la colorway Nike Air, il modello Nike Air Max 1 DNA CH1 colorway white black purple punch. Unboxing, via. Yeah, what you know about a kid who get a super duper baby. Yeah. Got a mama named Leslie. Super hot skinny jeans with a tank tee. What's the rush, girl? Need to get comfy. I like your Ray-Bans off. Got some nice blue eyes that you need to show off. I've been on for a while now, develop a style now. Sun shining bright, so it's bringing the vibes out. Gotta get a blend of song, making up a smoothie. Strawberry blonde hair, you a fruity one. Browsing Netflix, looking for a movie. Had a show last night, it was so fun. Bam, ragazzi! Need to send a tweet out. Sleeping on a futon, need to stretch my back out. Shout out to people. Colorway, devo dire, molto vintage. Mi ricorda moltissimo le Oraci. E infatti, già il nome DNA sta a raffigurare che c'è la fusione di DNA di due scarpe, ovvero le Air Max 1 e le Oraci, due classiconi di Nike. Tu Marco ami l'Air Max 1, le Oraci non so quanto tu le apprezzi, però stanno benissimo fuse in queste Air Max 1. Abbiamo il top in mesh e pelle bianca, con degli inserti qui in mesh viola. La toe box che nelle immagini che avevo visto su, non so perché, ma nelle immagini che avevo visto sull'app Nike e sulle foto prima della release, sembrava ci fosse un gradiente che andasse dal bianco verso il rosino violetto, invece è totalmente bianco, non so perché me l'ho fulminata sta cosa, ma è così. La linguetta è nera in neoprene con il logo e si vede qua sulla linguetta Air Max e Nike in viola. La parte interna con lo swoosh nero. Qui dietro abbiamo ancora tutto il liner nero e viola. La scritta Nike Air in viola. Questa parte qua che è plasticosa, ma penso sia una plastica particolare. TPU, Marco? Per favore, tu che sei... Che sei un chimico, spiegaci cos'è la TPU. È poliuretano termoplastico espanso. Tanta roba. Che materiale. Tanta roba. Grande imbottitura qua dietro, perché? Perché le Air Max 1 e le Air Max 90 sono molto imbottite e sono comodissime secondo me. All'interno della soletta c'è il logo e la scritta Nike Air in bianco. Qui all'esterno è molto bello questo viola, questo nero e questo bianco che stanno molto bene insieme e rende veramente giustizia sia alle Air Max 1 che alle Oraci. Con questo look, come detto, un po' retro. La midsole classica dell'Air Max 1 con Air Unit visibile, piloni interni in bianco, come si vede. Outsole classica dell'Air Max 1, anche qui, nera con la scritta Air, logo Nike in violetto. Un tono di viola molto molto figo, secondo me. E sono molto molto belle e clean. Quando potremo finire la quarantena, potremo riuscire, secondo me, probabilmente sarà già inverno quasi, no, però se si possono utilizzare d'estate o in primavera, penso che sia una scarpa fighissima per questo periodo, perché sono diciamo c'è molto bianco ed è un look molto fresh and clean. Lacci piatti bianchi che finalmente non sono plastificati come quelli delle Air Max 1 Anniversary che erano uscite, che
quando li allacciavo, quando li allaccio, ogni 2x3 si aprono, anche tu hai questo problema. Scorrevano, sì. Sono lacci morbidi, quindi non sono cerati, diciamo. Ottimo. Mi piace tantissimo questa scarpa. La pelle è una pelle normale, ragazzi, non è una pelle di chissà che qualità, però è una pelle che sulla guardia qua di davanti va a proteggere il mesh bianco. Bene, Marco, magari te le faccio anche vedere visto che sono tue e non le hai ancora viste. Ma non sono nello schermo. Ah, ecco. Cosa ne pensi? La prima visione così era come te l'aspettavi? Io l'ho presa perché mi piace il viola e devo ammettere che è un bel viola. Sì, è una tonalità di viola che ricorda quello delle classic. Giusto, è vero. Col nero anche ricorda un po'. Quante Air Max 1 hai adesso? Una ventina penso, Una ventina. perché sono troppe. No, no, non sono mai abbastanza. Ragazzi, voglio sapere quante Air Max 1 avete voi. Scrivetecelo qua sotto. Price point. 135 su... Sì, mi pare di Sul sì, 136, non ho lap capito perché sulla carta è 136. Nike. Vabbè. E sono uscite venerdì 13 scorso, giusto? Sì, esatto. Resell? Resellano, no. Non resellano per niente. Si trovano ancora disponibili probabilmente su qualche sito, o se no andate a vedere su StockX, le trovate anche under retail probabilmente. L'ultima vendita hai detto che l'hai vista a 113, Esatto. più Quindi con le spese spese. di spedizione più o meno si va a pari. Si va pari, esatto. Come taglia Air Max 1 andate sulla vostra taglia? Io non sono andato una volta sotto di mezza taglia e le trovo un po' strette se andate sotto di mezza taglia, quindi andate sulla vostra taglia, Marco può confermare perché più esperto di Air Max 1 di lui non ce n'è. Neanche Tinker Hatfield. Esatto. Taglia giusta. Tu sei un 8US, sei andato su un 8US. Ci chiedete in molti l'on fit review. Non è il mio numero. Posso provare, Marco, a sfondarti col mio piede? Per fare un on fit review? Va bene, dagli la forma. Gli do la forma e le butto un attimo su, tiro indietro il dito, per cui se vedete un po' la scarpa deformata non fit review è perché ho praticamente due numeri in più di Marco, però ci provo, magari metto un calzino leggero e vi faccio l'on fit review. Qui sotto trovate la nostra pagina Instagram, andate tutti a seguirci su Instagram perché ripubblichiamo tutte le vostre foto, mi raccomando. Mi piace il video e si iscrive al canale se vi è piaciuto il video e se vi interessa quello che diciamo e quello che facciamo. Marco, saluti a tutti. Alla prossima Air Max. On Fit Review ora. Ciao ragazzi, alla prossima. Had a nice combo by the sunset. I just tried to find peace in the parking deck. 15-hour days, man, I really need a road trip. Road trip. I got sweet tea in my drink. I have sun all up in my eyes. I got full gas in my tank. I have summer on my mind. I got sweet tea in my drink. I have sun all up in my eyes. I got full gas.